cambiargli addirittura il DNA, gli impone di convertirsi all'islamismo leggendo il Corano in arabo. Quindi si deve imparare l'arabo. Se la popolazione rifiuta, fuori dalla corte della città. Chi voleva rimanere cristiano, perdere no cristiani, ricordo Sant'Agostino, Tertulliano, eccetera. Praticamente la resistenza culturale e religiosa si trasferisce nella campagna, ma ormai il popolo berbero è vinto. La parola berbero è araba, loro si chiamano in un altro modo, la loro lingua è africana, completamente diversa da loro, ancora oggi. Anzi, oggi, negli ultimi anni, c'è il tentativo di riprendersi l'etnia. E allora il compito è devoluto alle donne, nelle famiglie è, diciamo, la moglie che insegna il berbero ai figli, ma fuori di casa si deve parlare l'arabo, c'è questa situazione. Che etnicamente, e quindi c'è, oggi come oggi le etnie, le razze, dice no, non bisogna studiarle perché nasce il razzismo. Scusate, io voglio sapere quelli là che faccia avevano, come la pensavano. Se ho interesse per la storia, mi piace capire che gente è questa. Barbar è cioè queste due parole, cioè una parola ripetuta due volte e il termine al quale gli arabi designano il verbo. Barbar. Beh, perché le vocali in questi popoli si possono scambiare, nelle lingue. Quanti cognomi siciliani conservano questo? Barbera, Barbara, toponimi Monte Barbaro. Sono tutti segnali che i berberi si sono radicati in Sicilia con la conquista sociale. Perché gli arabi dissero, vabbè, avete perso le terre a casa vostra, ve le diamo in Sicilia, partecipate all'impresa e avrete la terra. Così in questa armata, chiamiamola genericamente saracena anche se è sbagliato, che invade la Sicilia, mentre il nervo militare costituito dagli arabi a Calato, la fanteria è berbera. L'appiedato è berbero, è anche una parte della cavalleria, perché il cavallo berbero è pesante, più pesante di quello arabo, però più resistente, può fare due, tre cariche. Il cavallo arabo, dopo che ha fatto una prima carica, ha qualche problema. Ma il Papa a Roma dice, ma questi mi stanno islamizzando tutto il mondo, dobbiamo fare qualche cosa. E allora dà in anticipo il titolo di Gran Conte di Sicilia a Ruggero I. Dice, io ti investo già da adesso della Sicilia, ma tu me la devi andare a prendere. Dunque i saraceni ci mettono quasi due secoli a sottomettere la Sicilia, ci sono ribellioni continue contro il loro dominio. E non sono solo ribellioni di siciliani, sono ribellioni di berberi, che non tollerano, dovrebbero pagare le tasse sempre a questi preduri a cavallo. L'armata di Ruggero e di Roberto ci mette 30 anni soltanto, in 30 anni prende la Sicilia. Ma la popolazione saracena, diciamo sempre, subisce questa separazione. Gli arabi tornano, rifluiscono in Africa settentrionale, perché loro sono nomadi, perché stanno facendo. I berberi rimangono, perché si sono radicati alla terra. Attenzione, la questione è molto complicata. Il regno di Ruggero II corrisponde più o meno alla prima metà del XII. Lui sceglie un primo ministro, Giorgio di Antioquia, che è il genio politico, c'è poco da fare,
E questo è il tipico bizantino, furbacchione, colto prima di tutto, colto. Parla tutte le lingue del Mediterraneo, è stato anche al servizio della corte dei Fatimidi d'Egitto e degli Ziriti del Nord Africa, perché in questo momento i berberi tentano un'autonomia politica, anche se già la popolazione è mescolata, ma ci sono almeno due dinastie che sono berberi e questo al califfo del Cairo non piace. E allora che fa? Che fa? Manda una spedizione punitiva verso il Nord Africa, praticamente verso l'attuale Maghreb, di Frigia, come dicevano, l'Africa dei Romani, una spedizione punitiva di due tribù sudanesi, di fanatici religiosi, i Beni Lal e Beni Sulaim, i quali distruggono letteralmente il Nord Africa. Sono cavalieri nomadi anche loro, sono delle bestie. Se voi parlate con un qualsiasi docente di un'università tunisina, vi dirà che la tragedia della Tunisia è sempre costituita dall'invasione di queste due tribù. Hanno reso al suolo persino le città. Se voi volete conoscere l'architettura, il livello culturale, diciamo, ma comunque l'architettonico del Nord Africa del XII secolo, dovete venire in Sicilia, non in Nord Africa, hanno raso al suolo le città. E allora in quel momento di caos per gli Frigia, Giorgio di Antiochia dice a Ruggero: prendiamoci il Nord Africa, perché questi, pur di non sottostare al califfato del Cairo, verranno da noi. E organizza l'invasione del Nord Africa. La Sicilia ha posseduto direttamente per circa 35 anni il Nord Africa. Quindi la posizione si inverte da essere conquistata dai saraceni e lei, la Sicilia, adesso che conquista il Nord Africa. Prima tutti i porti, da Tripoli a Bona, Bona è già in Algeria, mette le sue guarnigioni, il re di Sicilia, e poi conquista il territorio di Germania, e tutela in qualche modo l'ultimo esponente degli Ziriti, che poi scompare, e invita le maestranze, la classe colta di questo popolo a venire sotto la protezione del re di Sicilia, e ciò avviene. Quindi siamo in una posizione completamente invertita rispetto all'occupazione saracena. È la Sicilia che occupa il Nord Africa centrale e si porta a casa il meglio della società locale. Nel nostro caso specifico, scusate, okay, non so se raggiungo. Il meglio delle maestranze di murifabbri, di architetti e di manodopera, cioè i muratori, si porta via gli stuccatori che lavorano in gesso e gli urbanisti. Dice: ma perché non c'erano in Sicilia? Non c'era più nulla. Gli arabi hanno desertizzato tutto, le campagne, l'arte non si praticava più, perché credo che voi sappiate che nella religione islamica, come in quella ebraica, è vietata la riproduzione della figura umana. Per due secoli e mezzo la Sicilia non ha avuto arte, è vissuta nel buio. Quando Ruggero II ha dovuto realizzare il Palazzo Reale e le cattedrali, perché il mandato ricevuto da Roma era quello che a sue spese, cioè il Papa gli concedeva la legazia apostolica, tu sei il mio delegato, i territori che conquisti devono tornare, in realtà devono venire per la
prima volta la cristianità latina, mentre invece c'era la cristianità di confessione bizantina. Quindi loro avevano il compito di istituire le diocesi latine a spese loro, a spese delle casse del tesoro regio. Cefalù, Messina, Mazara, Catania furono iniziate all'epoca di Ruggero II, nessuna fu portata veramente a termine, ci pensarono i discendenti, perché avevano questo mandato, l'istituzione delle diocesi latine, a spese loro. Dov'era il vantaggio per gli Altavilla? Era nel fatto che loro potevano proporre i vescovi. Cioè il re, per assicurarsi che le gerarchie religiose obbedissero più a lui che non al Papa, conferiva a personaggi della corte questa, la dignità di vescovile, però doveva essere sempre approvata dai papi, che in genere ci stava, gli andava bene. Ed era un grosso vantaggio. Il re controllava tutta la situazione religiosa. E il fatto di avere i tre passaggi del Mediterraneo, le scuole vetocane portuali, aveva reso le casse regge ricchissime. Il regno di Sicilia controllava il canale di Sicilia, perché aveva preso il Nord Africa, il canale d'Otranto, perché aveva preso l'Albania e Corfù, e lo stretto di Messina, naturalmente. Quindi dovunque. Se io avevo fatto un carico di grano in Palestina, per dire, o un carico di spezie ad Alessandria e dovevo andare in Spagna, no, questi tre passaggi dovevo passare al canale di Sicilia. E siccome in genere la navigazione era di cabotaggio sotto costa all'epoca, si entrava in porto e si pagava la dogana. Quindi il regno di Sicilia era ricco. E questa ricchezza ha consentito ai monarchi siciliani di costruire le grandi cattedrali, non solo palazzi vescovi e così via. Ora, tutto questo l'ha potuto affrontare Ruggero dopo aver preso il Nord Africa, perché lì ha preso la mano d'oro. Ma l'arte, le decorazioni, i mosaici, la scultura, che non c'era più, dove ha preso? Gli unici scultori che operavano nel sud del mare erano i pugliesi nel X-XI secolo avevano una scultura meravigliosa a tutto tondo, soprattutto con rappresentazioni zoomorfe. Poi ne parleremo per i sarcofagi, i leoni che sono pugliesi, e i mosaici invitò, perché i mosaicisti erano una categoria fanatica, insomma, alto livello, e vennero da Costantinopoli, si presume, perlomeno gli storici ci dicono, direttamente da Costantinopoli. I pittori dei lacunari del soffitto della Cappella Palatina pare fossero addirittura persiani. Ma non mancano le vesti cerimoniali dei sovrani siciliani, le parti in seta soprattutto, furono fatte grazie a un'incursione piratesca comandata proprio da Giorgio di Antiochia a Tebe in Grecia. Tebe e Corinto furono saccheggiate dalle navi siciliane perché lì c'erano le industrie seriche, lì si lavorava la seta. E si portarono via enormi quantità di balle di seta, nonché tutte le lavoratrici. Si portarono via pure le lavoratrici, perché lavorare la seta, tra l'altro, era una specie di segreto. Per cui all'improvviso, sotto il Palazzo Reale di Palermo, che è ancora in costruzione, si creano le officine regge, che nei vari testi delle lingue più diverse vengono chiamate officina in latino medievale, officinae,
ergasterion in greco, tirats in persiano. Quindi le trovate nei testi del XII secolo, il tirats è la parola. E lì stanno tutti questi operai, questi artisti, questi lavoratori, a spese del re siciliano, a spese, perché sono persone feudalmente sue, che devono lavorare per la corona. Non c'è scusa che facessero anche lavoretti a parte per i ministri del regno, per i grandi parlatari, per i vescovi, quasi tutto l'armamentario delle vesti liturgiche dei vari vescovi è opera di queste officine regie, delle tessitrici, che più tardi Federico II chiamerà mangiapane a tradimento. Tutto questo cosa genera? Se dipende dal re che mantiene questa massa di artisti, di operai, diventa l'arte di Stato. Cioè l'artista non è libero, non è un libero professionista, non esiste, ma è un dipendente della corona e fa quello che gli ordinano a corte. Quindi nasce in Sicilia l'arte di Stato, che verrà imitata dagli altri regni europei, l'arte di Stato, che dà luogo ad un ufficio regio addirittura, che è l'ufficio del proto magister, del primo dei maestri, che era costituito da tre architetti che dovevano provvedere, uno alle opere pubbliche, i ponti, le strade, le dighe, i bacini artificiali e così via, i moli portuali. Tant'è vero che il ponte medievale che abbiamo ancora a Palermo si chiama Ponte della Mugara. Perché? Perché Giorgio di Antiochia era derivato dalla lingua arabe, che non era legato al comando di Porto, ma era Amir, l'Amir, l'Emiro. E in questo si dovrebbe aprire un altro discorso sulla facilità con la quale la lingua araba si è diffusa. Quindi, traducendo poi nel latino medievale, Amir diventa Amiratus e poi in italiano Amirato. Che vuol dire praticamente colui che comanda. Quindi ponte dell'ammiraglio vuol dire che il ponte è fatto costruire da Giorgio di Antiochia, come lui si fa costruire la cappella di palazzo, ma secondo me tutto il palazzo che era lì, su quel sedime che era una collina più alta. E lo vedete dal fatto che per andare alla Maestrana si sale una bella scalinata, soprattutto nel Cinquecento. Quindi su quella collina che guardava il porto, perché il porto arrivava quasi lì sotto, dove adesso c'è la discesa al mercato della Lucilia, vedete che sbanco che c'è. Se lui se ne andava sul terrazzo al suo palazzo, lui guardava dentro il porto quasi. Non ci rimane quasi più nulla. Si sono trovati pavimenti mosaicati scavando nella chiesa di Santa Caterina di Alessandria, che dall'altra parte della piazza. Quindi Giorgio è il vero artefice di tutta questa organizzazione statale. È lui che crea le officine di Stato, l'arte di Stato. Ma perché non ci vogliono concedere che arte siciliana? Attenzione! Perché i vari settori sono serviti da popoli diversi. Ma perché? Prima di tutto perché gli arabi avevano distrutto la Sicilia. Tutte le attività, dall'agricoltura all'arte, Ruggero ha dovuto ripristinare questa cosa, ma è dovuto andare fuori a prendere la manodopera, gli artisti, gli artigiani, perché lui controlla territorio oltremare. Il regno di Sicilia è già in nuce un impero. Perché si dice impero quando si definisce uno Stato? Quando sul suo territorio vi sono popolazioni diverse di etnia, di religione, di lingua e
a territori oltremare, non unici in un continente. La Sicilia, a metà del XII secolo, è in noce dell'impero e guarda politicamente a Costantinopoli perché gli Altavilla vogliono andarsi a sedere su quel famoso trono doppio. Questo è quello che abbiamo. Naturalmente tutto questo non è che vada molto a genio al padre. Dice, ma questi si sono messi giù un po' troppo. E all'impero latino-germanico, che anche lui ha le sue ambizioni, vuole rappresentare l'Occidente. E si vede questi che in pochi decenni già hanno raggiunto dimensioni oltre mai. Ma come hanno fatto? Beh, bisogna dire che i normanni all'origine, essendo ignorantoni, rozzi, bestie, diciamo, che sapevano fare solo la guerra, a contatto soprattutto con un ordine religioso, che è quello dei benedettini, inizialmente i cassinensi, migliorano rapidamente. Loro hanno bisogno dei monaci, perché non sanno scrivere, ma la corrispondenza col Papa e con gli altri impegnati non la scrivono i monaci. Quindi soprattutto i benedettini hanno un ruolo fondamentale nella creazione del regno. E come vedremo poi, nella costruzione delle cattedrali, i cistercensi, cioè i benedettini francesi, che stanno in quel periodo costruendo la cattedrale di Citeaux in Normandia, per cui gli italiani poi prendono cistercensi, l'ordine. Sappiamo tutti un po' la storia, no? Chi l'ha costruito? Il progetto è sicuramente cistercense, che loro l'hanno già fatta a Calabria. Le dimensioni non so se siano le stesse, ma la pianta è identica. E anche lì loro hanno incominciato a mettere i sarcofagi. Poi hanno detto, qui vorrei, è andata male, perché è arrivato Federico II. Allora facciamo così, chiudiamo il primo periodo, che è quello degli Altavilla, spero che ci abbiate capito qualche cosa, perché è molto complesso, molto, più complesso di come ve lo sto raccontando io. Sapete poi che Federico è nato alla Costanza. E che è venuto a Palermo circa quasi 4 anni e la madre lo incorona con una cerimonia particolare nel duomo. Attenzione, la cattedrale di Palermo non obbediva al re di Sicilia. Gli altri vescovi sì, perché l'avevano nominati lui, ma siccome quando loro sono entrati a Palermo hanno trovato un vescovo che i saraceni tolleravano, un vescovo però di rito bizantino, Nicodemo, che gli andò incontro. Però gli andò incontro tremebondo, perché non capiva questi chissà che testa c'hanno. Poi lui era greco di lingua e quindi non hanno giocato su questo per dire no. Cioè il Papa ha già detto, ma voi ce l'avete già trovato un vescovo, quindi non lo dovete. Questa è una questione complicatissima, cioè cerco di sintetizzare. E allora gli Altavilla hanno detto, vabbè, allora questa cattedrale di Palermo te la gestisci te, Papa, io mi faccio un'altra cattedrale. E gli do un territorio diocesano più grande di quello che spetta a Palermo. E lei non sarà, ma sarà Guglielmo II, il nipote di Rogero, a realizzare Monreale, con una giurisdizione di diocesi che chiude come una tenaglia territorialmente quella di Palermo dentro di sé. Palermo è come il nocciolo di una pesca, dove la polpa è Monreale e soltanto il nocciolo è Palermo. Non solo, ma gli mette il convento benedettino, insomma, i benedettini fedelissimi alla corona di Sicilia.
e crea una capitale, perché se voi guardate la planimetria di Monreale, Monreale c'è tutto, c'è un duomo enorme portato quasi a termine, mentre la cattedrale di Palermo non ci riuscì a portare, e neanche qui il duomo. Quasi tutte le cattedrali finanziate dai Casaleggio non furono terminate nel XII, furono terminate più tardi. Invece Guglielmo II mise capitali enormi pur di arrivare a definire completamente Monreale. Monreale è l'unica chiesa dell'Occidente che ha un ciclo di mosaici enorme, completo, un tappeto musico straordinario e quasi completo in ogni dettaglio. Sono anche due mosaici che rappresentano Guglielmo II che dona il modellino a Madonna e Guglielmo II incoronato da Cristo. Attenzione, questo è importantissimo. Ruggero II nella Martorana è rappresentato nell'atto di ricevere la corona direttamente da Cristo, non dal Papa o da un vescovo. Dice Dio che mi incorona e io ho il costume, l'abito di gala di un basileo di Costantinopoli, cioè lui è vestito da imperatore romano d'Oriente, cosa che nell'Ottocento non capiva. Tutto l'abito replica quella, possiamo raffrontare i mosaici, le miniature, gli lavori di quell'epoca e vediamo che lui è già un imperatore di Costantinopoli. Fa un abuso enorme dal punto di vista proprio della prassi diplomatica, però è un'indicazione politica precisa, lui vuole essere imperatore a Costantinopoli, dove c'è la civiltà artistica più sviluppata in quel momento. Lo stesso Guglielmo II nei mosaici di Monreale è rappresentato vestito da Basileo. E questa fascia che voi vedete incrociata è addirittura l'ultimo retaggio della toga romana, il pallio, che portano ancora i palli, però sintetizzato nella striscia così qua. Invece l'avvolgimento del pallio bizantino ripeteva l'avvolgimento della toga romana. Cioè, come dire, io sono ancora romano, io rappresento Roma in quest'epoca. Sono manifesti politici, praticamente. Ci sono stati. Quindi che cosa vuole il re di Sicilia? Vuole che i suoi territori diventino, si congiungano con quelli dell'impero di Costantinopoli, vuole riconosciuta la dignità imperiale, ma il Papa di Roma non gliela può riconoscere. Che è diverso il clima, allora se la va a prendere con la spada. Prima tenta con i matrimoni, che però non portano eredi, cioè non portano risultati, insomma, di ambascerie diplomatiche che falliscono, insomma, non arrivano a chiudersi. Poi Guglielmo II addirittura fa la guerra all'impero. Guerra che sulle prime sembra andare bene, ci sono delle vittorie addirittura in campo aperto, c'è l'assedio di Tessalonica, l'assedio di Salonicco, dove i cronisti non dicono, come noi diciamo oggi, l'armata normanna, ma quando mai? Dicono i siciliani ci stanno assediando, perché il drappo della bandiera di questa armata è quello del regno di Sicilia, quindi siciliano non vuol dire nato sull'isola di Sicilia, vuol dire cittadino dello Stato siciliano, è uno Stato imperiale e l'arte di Stato tende a questo, ma non ce lo riconosceranno mai gli storici dell'arte, perché noi ripetiamo ancora i diktat del Ministero della Pubblica Istruzione guidato da Michele Amari, il primo ministero dell'Italia unificata. Ma Michele Amari era massone convinto, assolutamente
anticlericale nella forma che il Papa andava impiccato, perché doveva liberare l'Italia centrale e se c'era la volontà d'Italia. E poi era fortemente anticorpore, cioè il contrario alla dinastia regnante. E quindi, ahimè.